Allora, in questo video presumibilmente non parlerò di Napoli Juventus perché ovviamente sappiamo che ormai la sconfitta la fa da padrone perché ormai Allegri sappiamo che è finito. È bollito, non sa più che pesci prendere, non ha più scusanti, non ha più pensieri suoi di poter padroneggiare, l'italiano è importante, questa squadra che ormai fa acqua da tutte le parti. E voi mi direte, tanto abbiamo giocato abbastanza bene. La Juventus ha avuto delle occasioni durante la partita, anche se il Napoli, diciamo, ha avuto più possesso palla e più concentrazione psicologica della padronanza del campo, con passaggi regolari e soprattutto di costruzione di gioco sulle fasce e anche sulla metratura dei posizionamenti dei giocatori in campo, perché si allargavano, facevano gioco, si creavano spazi, perché la Juve ogni volta che gioca deve rinfilarsi in difesa per paura di prendere gol, ma non è che la Juve sta un pochettino in difesa, tutti, la maggior parte, perché giochiamo in 11 in difesa, compreso il portiere. Perciò, quando la Juve fa qualche ripartenza, non ha uomini in attacco, 2-3, perché ovviamente non sa creare gioco, perché Allegri Poareto, no, Poareto, neanche a Poareto, perché non vai neanche appena chiamarlo Poareto, in italiano poverino, perché non sa gestire la Juventus in generale, il gioco, la gestione manageriale, che l'italiano è importante. Perciò quando fanno delle ripartenze in attacco, sono solo quei due o tre giocatori che poi, quando si passano la palla, ops, a chi devo passarla, non lo so, e allora passiamo indietro, perché non c'è triangolazioni, non c'è una chiamata, si chiamano, alzano una mano per dire sono qui, passami la palla, no, loro vanno in giro a vedere a chi passarla, ma dopo sono marcati perché il Napoli pressa e quando la Juventus viene pressata non capisce più il cazzo. Perciò passano indietro la palla. Dunque non c'è un cambio di gioco, non c'è verticalizzazioni per sapere impostare un'azione di gioco,
cross a random, ormai non mi ricordo neanche se i giocatori non sono capaci neanche a fare i cross, perché non vanno neanche a livello testa, perché ovviamente o viene ribattuto o viene rimpallato dai giocatori nostri oppure dai giocatori avversari, perché anzi no, ogni volta che i giocatori avversari tentano di fare delle contro ribattute vanno sempre a ritrovarsi la palla. Non lo so, noi non capita mai. La Juventus ha avuto diverse occasioni, non dico di no, diverse occasioni, però non ha saputo concretizzare davanti alla porta. Tra Ealing Junior e due gol sbagliati di Vlahovic davanti alla porta e un altro non mi ricordo, mi pare Miretti, ma lasciamo perdere Miretti, che quello va bene in Serie C1. Per tutto il resto, ragazzi, diciamola qua. La Juventus nel suo complesso si può salvare soltanto perché c'è Szczęsny. C'è Szczęsny che fa quello che deve fare, fa quello che può fare, risolve determinate occasioni delle squadre avversarie, perché sappiamo che il reparto difensivo non vanno sull'uomo, perché la Juventus gioca aperta, perché non riescono ad andare a marcatore d'uomo, e quello è il problema. Non sono amalgamati, ogni volta che scendono in campo non sanno mai cosa fare, ma questo è risaputo, perché sono stanco di dire sempre le stesse cose, perché andiamo sempre a parare in quella direzione lì. E anzi, Allegri è ribollito, non riesce a fare niente, non so da chi è protetto, perché neanche Elkan, che non interessa niente di sganciare soldi, perché poverino è stanco, invece di risanare la Juventus e buttare fuori dai coglioni Allegri, pensa alla Ferrari. Niente da dire, perché la Fonda 1 è un altro contesto. Però se sei juventino dentro, caro Elkan, devi far sì che noi tifosi andiamo allo stadio con la speranza di vedere gioco, di vedere spettacolo, di vedere qualcosa, di vedere crescere qualcosa, anche di mentalità, di andare allo stadio e di godersi la partita, non di smaronarsi. Perché adesso mi rivolgo a tifosi che vanno in abbonamento a fare strada per vedere uno scempio di gioco, perché chiamarlo con un altro termine non serve. Ragazzi, no, non voglio sminuire nessuno, non voglio, però ragazzi, non è giusto che i tifosi vanno ancora allo stadio a vedere questa cosa qui. Mini bolle, anzi, per fortuna che la maggior parte dei tifosi
sono a casa tranquilli, vedono la Juve, ma d'altro canto vogliono vedere qualcos'altro, se cioè, sbattono proprio le palle, casomai vanno a vedere qualcos'altro. Questo è poco ma sicuro. Poi ditemi se è così, piuttosto mi guardo qualcos'altro, e avete capito che va bene. Per il resto, ragazzi, io non ho più speranze, mi ha passato la voglia, proprio mi ha perso il DNA juventino Allegri. Basta, inutile essere tifosi, essere contenti di essere juventini, ma per cosa? Per quale gusto? Per quale voglia? Boh, abbiamo qualche sentimento da poter dire? Grande di essere juventini dentro e fuori dal campo, fino alla fine. Non è importante vincere, ma è l'unica cosa che conta, che ormai lo slogan non esiste più. Ecco, queste sono le parole che ci mancano, ma ovviamente andiamo sempre a ridire, a incazzarsi, perché non vale neanche la pena, ma non lo so, incitiamo la squadra, con i tifosi che vanno allo stadio, per cosa? Con il freddo, pioggia, vento, per carità, puoi incitare la squadra tutto quello che vuoi, però se hai coscienza che ormai la Juve gioca di merda, vai a casa, disdici l'abbonamento allo stadio, punto. Anzi, è questo quello che volevo dire, perché ci tenevo, anche se questo video non verrà considerato. Anzi, se volete condividere, mettete mi piace, soprattutto condividete. Dopo, se volete scrivetevi, ma questo è un altro discorso. E niente, ragazzi, questo è quello che devo dire. E niente, noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti, e tanto Allegri, se la dirigenza si sveglia, e soprattutto Elkan, e soprattutto la società che è lì dentro, per non so per cosa, me lo faccia sapere. Se Allegri va fuori dalle palle, faremo una gran festa nazionale. E con questo chiudo, ragazzi, perché sono schifato, anche se la Juve ha dimostrato un pochettino di giocarsela, ma le fondamenta ormai sono distrutte, perché non c'è più una ripartenza di un progetto, non c'è più una ripartenza di progetto da quando è ritornato Allegri, punto. Basta, inutile stare là a criticare, poverino Allegri, poverino, lasciatelo lavorare, basta, hai rotto, punto. Ciao ragazzi, ha rotto, progetto, dove progetto, ciao ragazzi.